Allora, per la prossima volta, visto che abbiamo visto come si fa questo invio, potreste fare, che ne so, la parte contatti, potreste fare un form che praticamente per contattare, per esempio, sono un nuovo cuoco, vorrei partecipare al vostro sito. Allora, ti mando la mia mail, ti mando il mio nome e cognome, ci metto un piccolo test e faccio praticamente l'invio. Mi sembra che dentro al database, se non vado errato, dentro al database c'è praticamente, ah, eccolo qua, vedete, c'è una tabella che si chiama praticamente contatti. Vedete? Eccolo qua. C'è già una tabella pronta che si chiama contatti, vedete, c'è già un di contatto. Vedete? E c'ha come campi un campo contatore, un contatto, una mail, il soggetto, cioè che cosa voglio, il messaggio. E la data. Vedete qui detto, per esempio, non c'è uno stato del contatto perché praticamente un contatto è qualcuno che dall'esterno che manda praticamente un messaggio per chiedere informazioni. In teoria ci potreste mettere anche un campo praticamente, che ne so, stato underscore contatto che sta a significare se sì, ho letto la mail di questo tizio e quindi come tale. Poi posso differenziarlo da altri che praticamente non ho ancora letto. Potreste fare un form che dovrebbe contenere 1, 2, 3, 4, 5 praticamente campi testo, di cui 4 sono delle text box, dei field praticamente, e uno invece è un text area. E uno è un text area. Vorresti mettere il user.php? Sì, tanto vabbè, se questa sera poi li Stai metto. scrivendo che entrano meglio Potreste provare a fare questo form. Così la prossima volta, che è l'ultima, facciamo praticamente non so se ce la facciamo perché credo che insomma è un pochetto, però volevo abbozzare un attimo il CMS praticamente. Cioè qualcosa, quel sistema che permette a gestire il back-end praticamente di questo sito, cioè fare inserimenti e modifiche. Quante ore sono rimaste? E tre. Ah, l'ultimo. Martedì è l'ultima del corso base. Devo farci qualche lezione via video perché siamo un po' lenti, non ti preoccupare, non ci offendiamo. Allora, io se ben ricordo il CMS. Non via. Eh? Il CMS già ce l'ho pronto, quindi in teoria non avreste alcuna difficoltà praticamente a vederlo, però intanto volevo far vedere per un motivo. Allora, utenti CMS, vediamo chi c'è dentro. Allora, questi lo cancelliamo. Mettiamoci una password decente perché sennò non riesco a entrarci. Che sarà Pippo. Così almeno posso entrarci. Allora, vedete, c'è una sottocartella che praticamente si chiama CMS, dove pure là c'è un index, io metto praticamente la mia account. Entro e ce l'ho. Allora, un SQL, ah, questo perché è ancora fatto praticamente. Allora, questo è index, questo è ricette CMS, andiamo a modificare questo, poi lo modificheremo la prossima volta. Allora, include connect.php, in SQL, questo l'avevo utilizzato con le vecchie librerie. Un po' refresh mi trasmetti no ah sì scusate queste sono pure invertite vedete queste sono le cose passando da una libreria a un'altra hanno invertito praticamente questo comunque lo vediamo la prossima volta hanno invertito pure l'ordine dei parametri praticamente dentro
le funzioni che si chiamano allo stesso modo. La linea 25, cos'è che non mi piace? Linea 20, non c'è niente a linea 25. Quelle sono le cose carine. È nella index, però. La linea 25 della index index.php. Io stavo guardando questa, vediamo un po'. Linea 25 della index, eccola qua, MSQLi, eppure tu. MSQLi, sì, ah, questa pure. Vedi, hanno invertito i parametri, c'è due librerie venute una dopo l'altra, praticamente hanno invertito l'ordine con cui si inseriscono i parametri dentro. È per questo che molte volte la gente non è, cerca di trasportare, ecco. Utente non riconosciuto, vediamo un po', m.dipaolo.pippo. Allora, vediamo un po' queste index, ci vediamo nel 25 che ci avevo criptato, giusto per far vedere dove andremo la prossima volta. Entra. Ok, bene, c'è stato un bel po' di errore. Tutti include, però. Sì, sono tutti include, so, praticamente. Allora, include, connect... include, connect, punto php. Quindi sto salendo sopra di 2. Ah, scusa, questa qua non c'è. Questa qua non c'è. Quindi queste sono un po' le prove che sono state fatte. Allora, perfetto, e mo c'è quella praticamente in sup. Vabbè, ci sono un po' di errori che mo li metterò a posto questo fine settimana, per questa almeno per farla funzionare. Questa sarà fatta, purtroppo mi è rimasta quella con le ultime, con le librerie, quelle vecchie, non con quelle nuove, quelle che ci manca la I praticamente. $comdb. Ok, virgola. Ctrl S. Ma si l'ha fatto. Messo quella lì. Ha funzionato? Sì, sì, però no, ma una volta fatto quel. Pure se tu metti quella lì. Sì, 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 tutto. Questo è perché è troppo. Ma perché non fanno un uno di questi. Programmi che riesce a leggerti meglio quello scritto dentro gli apici? Scusa, quello scritto dentro gli apici? Sì, il primo episodio, no? Lui non ti corregge, non ti dice mai, non ti trova mai l'errore là, là. Non te lo trova veramente mai, perché per lui è che è HTML lo sto scrivendo là. Beh, questo lo dovresti chiedere loro. Ecco, vedi? Questo praticamente lo vorrei arrivare. Io ho praticamente ad ogni sezione, trovo praticamente quelli che sono già stati praticamente inseriti. Posso inserirne una nuova, portandone al passo, vedete, dei valori con le quali scritto, posso andare a modificare una già esistente. Quando apri... ma devo andare a correggere, perché lì dentro ci stanno praticamente un po' di cose che ripeto, sono stati fatti con le vecchie librerie. Se vediamo un po' se io vado su... nuova ricetta, se riesco a modificarla al volo, perché questo include sup eco post, questo dovrebbe funzionare tutto, insettinto mysql, ecco, ctrl s, questa forse già dovrebbe funzionare. Se io faccio nuova, vabbè, a parte quello che succede solo perché ci stanno dei problemi negli include, vedi? Questo è quello di cui vi parlavo. Questo è praticamente un editor, si chiama CK Editor. È un editor che praticamente serve per scrivere dei file in formato HTML, formattati come se stesse utilizzando Word, e va a sostituire la text area. È un editor che praticamente è scritto completamente in JavaScript, e può essere utilizzato con qualsiasi linguaggio di programmazione. È supportato praticamente da tutti i browser, e i due più importanti sono appunto questo CK Editor
E Tincir, che è uno un po' più moderno, che noi utilizziamo dentro al sito della Fortrini. E io volevo arrivare a fare questa parte, se ce la facciamo, perché volevo far vedere appunto l'utilizzo di un componente esterno come il CKL, come si utilizza, che però è abbastanza banale, e poi come si fa praticamente l'upload di un file, in questo caso di un'immagine, perché noi dobbiamo far prendere l'immagine di una ricetta, associarla praticamente al database e farlo praticamente scaricarla praticamente dentro praticamente al sito. Ok? Allora, questo qua invece c'è un po' di local web di nuova ricetta a linea 3. Questo perché sono tutte a linea 3. Ecco, sempre queste funzioni praticamente, che non l'abbiamo mai usata. Dovrebbe essere questa la linea, ok? Ok, perfetto, sì, era quello. E poi ce n'è una a 134, questo lo devo ricontrollare perché purtroppo ci abbiamo smanettato tantissimo con i ragazzi. Ma poi stanno andando che nel server delle utenti newsletter, sì, io ho cambiato perché di base la metteva zero a stato delle mail. Sì, sì, perché ci abbiamo smanettato sul database, sul codice, sai, per fare delle prove durante. Ma però in generale. Cioè, diciamo, per capire, io sono l'idea 0, non è attivo, 1 è attivo, non è più l'idea, no? Come è anche come abbiamo sempre fatto, no? Eh sì, sì, quello sì. Però ti ripeto, c'è chi è abituato a lavorare in logica negativa e chi è abituato a lavorare in logica positiva. C'è chi va a fare, fammi vedere se il file esiste, allora faccio una cosa, altrimenti ne faccio un'altra. Cioè invece dice, se il file non esiste, mando un messaggio, altrimenti eseguo la procedura. Dipende tutto da uno come gli piace praticamente lavorare, ok? Okay. Comunque tenete presente che per la prossima volta questo qua ve lo sistemo tutto quanto dal punto di vista del codice, quindi non darà errore quello che non riusciamo a vedere a lezione, naturalmente poi ve lo metto online, quindi potete tranquillamente vedere come funziona. E questo è un buon esempio, per esempio, di un form abbastanza complesso. Questo qua, nuova ricetta, vedete dove si tratta, ci sono tanti campi, però vedete anche qua se uno riesce a scrivere bene il codice, c'è una separazione praticamente completa da ciò che è HTML a ciò che invece è PHP, ok? Che è sempre la cosa migliore da fare, cioè si deve separare il più possibile i due codici. D'accordo, va bene, ok? Grazie. Allora ci vediamo praticamente martedì prossimo, se ce la fate a venire anche in orario, così abbiamo la sera, possiamo anche fermarci un quarto d'ora, 20 minuti di più se volete, se non avete fretta, per vedere un po' meglio le cose. Grazie prof. Quelli che mancano, se non avete fretta, o che vengono dopo, insomma, vedrete, sono sempre molto tranquilli.